2-1 in rimonta, con la Virtus che brinda la prima uscita stagionale amichevole col successo. Stadio Guido Biondi, poco più di 300 di spettatori per il confronto con Latina di Marc Iuliano e gruppi organizzati che hanno disertato il test, troppo cari biglietti e dito contro la Sport Event che gestisce il ritiro e le amichevoli rossonere, striscione eloquente sotto la curva sud, dunque i tifosi organizzati non sono entrati. Per il resto frizzante il primo tempo con tante occasioni da rete da una parte e dall'altra, Federico Di Francesco in rilievo per i rossoneri. Eppure il Latina che passa al 45esimo, Corvia riceve in aria sul servizio di Oliveira e palla nel sacco su Aridità in uscita. Poi nella ripresa, girandola incredibile di sostituzioni, entrano tutti i giocatori convocati, quasi impossibile annotare le entrate e le uscite. Il caldo umido è micidiale, la partita scende di tono. Nel finale però ecco la Virtus che con due acuti rimonta, prima Padovan da fuori calcia un bel sinistro che pareggia i conti 1-1, 88esimo e Nicolas Di Filippo che stacca di testa su corner e realizza il definitivo 2-1. In campo per la Virtus tutti i nuovi entrati e mister D'Aversa si dichiara soddisfatto aspettando altri sforzi di calciomercato. Parola ai due mister. Ah, mister D'Aversa, poi vincere fa sempre piacere. Sì, anche se il calcio estivo conta poco, però è chiaro che comunque vincere contro una squadra comunque della nostra categoria fa sempre piacere. Cosa ti è piaciuto di questo Lanciano che prende gradualmente forma? Ma devo dire che sotto l'aspetto del gioco il primo tempo abbiamo fatto molto bene e purtroppo ci siamo trovati in svantaggio come ci è successo spesso e volentieri l'anno scorso, però devo dire anche se il secondo tempo non abbiamo fatto a livello di trama di gioco benissimo, però il fatto di aver vinto la partita e fa comunque mi gratifica. I nuovi? I nuovi è presto giudicarli, però è chiaro che sono dei giovani interessanti, è chiaro che la squadra deve essere ancora completata, però sotto l'aspetto è chiaro che sono giovani, ma sicuramente di prospettiva, e anche se c'è qualcuno come Di Francesco e Iemmello che già hanno dimostrato il loro valore in una categoria inferiore, e quindi c'è tempo per lavorarci, però non possiamo responsabilizzare questi ragazzi. L'ultima, cos'altro si aspetta dalla società per quali ruoli e se ci può dare qualche delucidazione in più? È chiaro che a centrocampo qualcosina manca ancora, quindi stiamo cercando la soluzione del portiere, poi sapete meglio di me quello che manca di giocatori che sono andati via e quelli che non sono stati ancora rimpiazzati, però c'è tempo fino al 31 di agosto, quindi aspettiamo la chiusura del mercato. Devo dire che rispetto all'anno scorso numericamente ci siamo anche di più, quindi piano piano, non bisogna fare magari delle scelte decisive affrettate, ma ragionarci, però comunque ripeto, il numero adesso mi permette abbastanza di lavorare, quindi va bene così. Mister Iuliano, il risultato che non conta, anche se casomai perdere dispiace un pizzichino sempre. Sempre dispiace, però non è l'importante, però è logico che il risultato fa sempre morale. Purtroppo quando si fanno tanti cambi a tanti ragazzi diversi può succedere di tutto, infatti c'è di tutto, però sono soddisfatto della squadra, perché la nostra è una squadra in completa costruzione, stiamo cambiando molto, stiamo lavorando molto, sia noi come il Lanciano, si vede in campo magari le difficoltà che hanno le squadre, soprattutto nel tenere le parti, nell'avere la giocata lucida, pulita. È molto difficile, sono pochi giorni che siamo partiti sia noi sia il Lanciano, però visto le premesse sia da una parte che dall'altra, delle buone premesse e buone sensazioni, quello è l'importante. Il lavoro che stiamo facendo noi, ho intravisto qualcosa. E Lanciano è una squadra, conoscendo l'allenatore molto bene, una squadra che secondo me farà molto bene.